Io non vi so né voi mi conoscete, ma resta in me se accanto mi passate tutto il profumo che per via spandete e il cuore mio passando vi portate. Chi siete? Io non lo so. Chi siete? Io non lo so, ma so che gli occhi ardenti hanno la forza di rubarmi il cuore. Dormiva il cuore mio da più giornate. Posso soltanto dire che senza averli punto cercati mi trovai vivi davanti, vivi da poterli toccare, vivi da poterne udire perfino il respiro, quei personaggi che ora lei vede sulla scena e attendevano lì presenti, ciascuno col suo tormento segreto. Lei capisce, dottore, ma cosa vuol dire tormento segreto? Dica. Attendevano lì tutti uniti dalla nascita e dal sviluppo delle vicende reciproche, che io li facessi entrare nel mondo dell'arte, componendo delle loro persone, delle loro passioni, dei loro casi, un romanzo, un dramma, o almeno una novella. Io lo rifiutai, sa? Cercai persino di non riceverli più. Nati vivi, volevano vivere. Non è straordinario, dottore? Fantastico. Tu! Lo devo a te, caro, il marciapiede a te! Sei personaggi in cerca d'autore. Perché tu sei personaggi in cerca d'autore. Noi siamo personaggi in cerca d'autore. Io non vi so né voi mi conoscete, ma resta in me se accanto mi passate tutto il profumo che per via spandete e il cuore mio passando vi portate. Chi siete? Io non lo so. Chi siete? Io non lo so, ma so che gli occhi ardenti hanno la forza di rubarmi il cuore. Guarda, certo, se sei un pirandello, quando si è qualcuno, la forma è forma d'arte. Ma cosa accade all'uomo che non è poeta o scrittore? Cosa accade allo spettatore? Cosa accade in platea? Ognuno di noi sa, vede un'altra commedia. Forse ogni poltrona, ogni sedia, a ben vederla, è un altro palcoscenico. Il dramma per me è tutto qui, Signore. Nella coscienza che ho, che ciascuno di noi veda, si crede uno. Ma non è vero, è tanti, Signore. Tanti. E che dunque un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati e sospesi alla gogna per un'intera esistenza, come se questa fosse assommata tutta in quell'atto. Ora lei, Signore, intende la perfidia di questa ragazza? Ma sorpreso in un luogo, in un atto dove e come non doveva conoscermi, come io non potevo essere per lei. E mi vuole dare una realtà, quale io non potevo mai aspettarmi che dovessi assumere per lei, in un momento fugace, vergognoso della mia vita. È questo. Questo, Signore, io sento soprattutto. E vedrà che da questo il dramma acquisterà un grandissimo valore. Ah, c'è poi la situazione degli altri.
quella sua per esempio. Ma lascia stare lei, che io non c'entro. Come non c'entro? Non c'entro! E non voglio entrarci, perché sai bene che non sono fatto per figurare qua, in mezzo a voi. Sempre volgare noi. Lui, fino! Ma lei può vedere, signore, che tante volte io lo guardo per inchiodarlo con il mio disprezzo e tante volte gli abbasso gli occhi perché sa il male che mi ha fatto. Io? Tu. Lo devo a te, caro, il marciapiede a te. Hanno tutti buon gioco, signore. Una parte facile e tutti contro di me. Creda, signore, che io sono un personaggio non realizzato drammaticamente. E che sto male. Sto malissimo in loro compagnia. Ma che cosa vuol concludere con questo? Niente, signore. Niente. Mostrarle che si nasce la vita in tanti modi, in tante forme. Aglio, sasso, acqua, farfalla. Oppure donna. Che si nasce anche personaggi. Ma che cosa vuol concludere con questo? Niente, signore. Niente, mostrarle che si nasce la vita in tanti modi, in tante forme. Aglio, sasso.